operatori buoni di speranza che ogni giorno insieme a Giampaolo e la sua equipe cercano di organizzare la speranza a queste persone, persone che vanno ascoltate, persone che vanno sostenute, persone che vanno incoraggiate, e quindi oggi sono qui come segno anche di solidarietà soprattutto e anche di augurio per questa comunità, ma anche di sostegno con la mia preghiera e quindi la Santa Messa. La Santa Messa è potenza di Dio e quindi vogliamo affidare ogni ragazzo, ogni famiglia al buon Dio perché li possa sempre guidare, custodire e benedire soprattutto la loro vita. La droga è una piaga che è sempre più grande, soprattutto coinvolge sempre più giovani. Sì, la droga è un problema che va riconosciuto anche come un problema di pastorale giovanile. La droga, come dire, crea dei mostri. E noi vediamo che l'uso delle sostanze stupefacenti purtroppo tocca il mondo degli adolescenti. Se non prendiamo posizione, se non trattiamo la droga come un tema fondamentale per la crescita e la vita dei ragazzi, noi da qui a 10 anni avremo una società psichiatrica. Quindi, come dire, io vivo nelle piazze di spaccio e quello che sempre vedo è l'utilizzo di ragazzi assoggettati alle organizzazioni criminali. Parlo di narcotraffico che è diviso sulla città di Roma, ma anche a Terni, insomma, e sente l'influenza criminale anche di queste zone. Ricordo soprattutto ai tanti ragazzi che sono morti di overdose, non è più accettabile che un giovane possa morire di overdose. C'è bisogno di umanizzare la vita non può essere banalizzata, la vita ha un valore, anche un significato. Allora ecco, oggi questi ragazzi vanno motivati affinché si educano non alla bella vita, ma alla vita bella, quella piena di dove ci sono valori positivi, che diventa sacrificio, che diventa amore per se stessi e soprattutto anche famiglia. Ecco, la famiglia è una componente essenziale. Essere padre, essere madre non è facile, ecco perché ci dobbiamo sostenere insieme. Questo insieme è la risposta per poter rispondere alle attese e alle